Buongiorno Alessandro, Ciao, ciao. buongiorno. Senti, qual è lo stato d'animo in questo momento nello spogliatoio? E soprattutto se siete ancora convinti di fare un gran finale di stagione, perché la stagione è stata molto bella, però si rischia di rovinare parzialmente un anno, ecco, finendo male il campionato. Sì, ci siamo parlati giusto ieri, l'intenzione è quella di finire al meglio, proprio perché per questo motivo qua. Cioè, noi siamo tutti convinti dentro lo spogliatoio di aver fatto comunque una grande stagione, di aver vissuto anche, di aver dato anche comunque alla gente delle soddisfazioni che negli altri anni non c'erano state a questo livello. Però siamo consapevoli anche che ora bisogna finire al meglio. C'è ancora, secondo me, una speranza per un posto in UEFA e quindi ce la metteremo tutta. Alessandro, il tema un po' di queste ultime ore è quello se bisogna già pensare a preparare la stagione prossima, oppure se ci sono ancora speranze, e ci sono matematicamente per l'Europa. Però è vero anche che il capitano Montolivo per due partite di seguito ha detto proveremo dalla prossima partita a far meglio, e ancora stiamo aspettando, insomma. Lo so, sicuramente la nostra testa è esclusivamente su questo finale di campionato, poi l'anno prossimo avremo modo di pensarci durante tutta l'estate. Ora noi vogliamo veramente finire bene, e fino a che c'è una speranza di agganciare un posto in Europa non la molleremo. Testa al finale di campionato, però ovviamente anche la parte tua, credo, è alla nazionale, al Sudafrica. L'accelerare i tempi per rientrare è dovuto un po' anche a questo, cioè la speranza mondiale, la speranza che Lippi ti porti al mondiale. Una piccola speranza, sì, però quella accelerata è stata dovuta più che altro insomma, all'annata, a come è andata a livello personale. Dopo un bel inizio me ne sono successe veramente di tutte, e avevo voglia di tornare in fretta. È stata anche una sfida con me stesso, perché dopo l'intervento i tempi, diciamo, normali erano dai 3 mesi e mezzo ai 4, e recuperare in 2 mesi è stato un grande successo, e questo sicuramente, questo merito lo divido sicuramente con lo staff medico, con in primis anche il professor Taverna che mi ha operato, con lo staff della Blue Clinic che mi ha sopportato per più di un mese, a Mauro che mi ha seguito personalmente, lui mattina e pomeriggio tutti i giorni, e non mi sopportava più alla fine, e è stato dovuto a quello, cioè la voglia di ritornare, perché comunque credo che per lasciarmi alle spalle, ecco, quello che ho vissuto quest'anno, perché è stato un anno difficile per me, è stato un anno, ripeto, dove ero partito veramente bene, dove eravamo partiti tutti alla grande, e poi sono successi, ecco, 2 episodi che mi hanno buttato a terra, ed è stato difficile reagire da subito e cercare di rialzarmi subito, però era l'unico modo, ecco, per riuscire anche mentalmente a distrarmi, cioè pensare a recuperare il prima possibile e lanciarmi una sfida personale, ecco. Senti Ale, in questi mesi hai sentito mai Lippi o comunque esponenti dell'Italia per il mondiale? E poi ti volevo chiedere, che ne pensi della situazione di Prandelli, se secondo te è già certo che resta e quindi siete tranquilli su questo? E poi se ci dici una parola anche sul tuo di futuro, se sei sicuro di rimanere alla Fiorentina? Io sì, da quel lato lì sì. E per quanto riguarda, dopo l'operazione ho ricevuto comunque tante telefonate e mi hanno fatto piacere, e anche da parte dello staff della nazionale. E poi per quanto riguarda il mister, insomma, ha dichiarato anche lui che rimarrà l'anno prossimo, e si sono parlati anche tra lui e la società, quindi non credo
non vedo, ecco, quali siano i problemi. Ciao Alessandro. Ciao. Ascolta, due cose. Una è questa. La prima è questa. Come ti spieghi il calo di rendimento della difesa? È vero che nel calcio nel calcio si gioca in 11, quindi si attacca in 11, si difende in 11, eccetera, eccetera, però i numeri dicono che quest'anno il rendimento della difesa della Fiorentina, che è sempre stato tra le prime 3-4, addirittura anche prima, 4 anni fa, invece, tranne una partita nelle ultime 26-27 gare, avete sempre preso gol, sia in casa che in trasferta. L'altra cosa invece è come ti spieghi, visto che comunque in questi due mesi tu sei stato fuori ma al tempo stesso dentro la squadra, che cosa è successo a questa Fiorentina per perdere certe sicurezze, certe convinzioni e pagarle poi sul campo? Non dico tante prestazioni contro le grandi sono state indubbiamente positive seppur sfortunate, invece per quanto riguarda contro avversari di basso medio livello la Fiorentina ha toppato e rischia davvero di costarle caro. Secondo me è stato un anno condizionato da tanti episodi negativi e nonostante questi la squadra ha sempre risposto alla grande, e visto che comunque abbiamo passato il girone, abbiamo sfiorato il quarto di finale. Io tutto questo, insomma, questo calo non lo vedo, perché anche nelle due sfide contro l'Inter, secondo me la Fiorentina ha fatto ampiamente il suo dovere, anzi ha messo comunque in difficoltà una squadra che si è visto ieri, insomma, il livello che ha raggiunto. Non lo so, sinceramente ci sono stati tanti episodi che hanno minato la stagione, che ci hanno messo in difficoltà. Però lo spirito, la determinazione, il sacrificio anche di tutta la squadra c'è sempre stato e questo va dato merito comunque a tutti i singoli, anche sia della squadra sia dello staff. Certo. E accanto Gamberini, certo ci ha avuto sfortuna, non è la prima volta brutto come c'è ora. No. Cioè, tolti questi due, uno perché ha dovuto andare via o è stato ceduto, non mi interessa. Sì. Andato via lui, quindi si è rotto, sono stati questi problemi. Cambiando l'ordine dei fattori è cambiato anche il prodotto. Nel senso che è vero quello che diceva lei, cioè che la difesa va difesa, prima c'era davanti Liberani, poi dopo Liberani c'è stato Felipe Melo, ora davanti non si sa chi c'è. Tutto quello che vuoi, ma è indiscutibile che non funzionano più certi schemi, il fuoriciò si sbaglia quasi sempre. Mi sono spiegato, ti hai capito perfettamente che dire. Però sinceramente non saprei cosa dirti. Cioè, alla fine anche gli anni scorsi comunque la difesa è sempre stata messa sotto. Sì, però sì. Cioè, se si leggono i numeri. Sì, se si leggono i numeri è normale, cioè è scontato, se si leggono i numeri, i gol subiti, eccetera, è giustificata. Ecco, ma il fatto che però l'Inter contro il Liverpool, contro il Lione, abbia fatto bene la difesa, per me è un aggravante, perché se si piglia gol dalla Bologna, dal Chievo, dal Palermo, ecco. Sì, ho capito, però non è facile, non è facile, no, non è facile risponderti e non lo so, poi non mi è mai piaciuto mettere un solo reparto, ecco, è comunque. Ma può essere un discorso di squadra. Sì. Che la squadra difenda meno tutta la squadra. Ma, sì, però cioè non è facile, ecco, risponderti. Ti posso dire che la volontà, la determinazione, ti posso dire questo io. Perché che quella c'è sempre, però non lo so, c'è anche magari
qualche episodio che ti gira anche male, perché la prima mezza occasione che capita prendi sempre gol, e forse anche questa è una cosa che mentalmente ti demoralizza, comunque ti mette in difficoltà, perché tante altre situazioni, per esempio mi riferisco per esempio all'anno scorso, tante partite dove potevamo subire anche gol, Lazio in casa, Chievo in casa, Cagliari in casa, comunque non succedeva. Quando ti vanno bene le cose ti rafforza? Sì, quando ti vanno bene le cose, ma automaticamente, anche se non lo vuoi, però è una cosa inconscia, prendi fiducia. È vero anche il contrario, non è, chiaramente questa non è una risposta esauriente a quello che hai detto, però io non saprei. Non saprei. Ma se non mi risponde, io no, col senno di poi, Alessandro, però si può anche dire che forse la scelta di gennaio della Fiorentina non ha pagato per come pensava la società. Mi riferisco soprattutto a Daniele Felipe, poi è arrivato anche il tuo infortunio, quindi per il questo. Questo sì, questo sicuramente cambiare così, diciamo, in corsa non è facile per quelli nuovi che arrivano, perché chiaramente hanno bisogno del loro tempo, hanno bisogno di entrare nei meccanismi di una squadra che era sicuramente una squadra insieme da tanti anni, quindi si conosceva a perfezione, però insomma non entro nel merito di questo, credo che la società si sia mossa bene sul mercato e abbia intrapreso una strada comunque giusta. Felipe secondo me è un ottimo acquisto. Ti volevo chiedere, tu da tanto sei in questo spogliatoio, la sensazione è che a livello psicologico, mentale, questa Fiorentina stia toccando uno dei momenti più bassi, oppure no? È solo dall'esterno che si ha questa sensazione? Per me no, anzi ne abbiamo vissuti, secondo me, di peggio l'anno scorso. Quest'anno quello che si respira, che respiriamo noi dentro lo spogliatoio, è comunque quello di aver fatto, ripeto, a fronte di tanti problemi di ogni genere che sono emersi durante tutto l'anno, secondo me la stagione è positiva. E ce lo siamo detti anche ieri. La gioia, la soddisfazione di aver vinto delle partite incredibili, delle partite in campi fino all'anno scorso impensabili, e questo è sicuramente un motivo di orgoglio per noi. Ora guardiamo a questo finale, ci siamo detti che vogliamo chiuderla nel migliore dei modi, abbiamo ancora una speranza, ce la vogliamo giocare fino alla fine, abbiamo voglia comunque di non buttare via magari quello che si è fatto quest'anno per una cavolata. Volevo chiedere come stai, visto che hai ringraziato tutti eccetera, però insomma, se hai della possibilità di fare due partite in 7 giorni qui. E poi sul caso Balotelli, fin qui non si è detto, prima hai parlato dell'Inter, no, ma semplicemente se ti è mai capitato una cosa del genere, come puoi gestire lo spogliatoio, una patata bollente simile, al di là di lui specificamente? Io a livello fisico sto abbastanza bene, sto continuando a lavorare, la cosa positiva, ecco, che mi ha fatto piacere, comunque la spalla ha tenuto bene, e questo mi fa ben sperare. Poi chiaro, devo continuare a lavorare anche dal punto di vista fisico, però sono soddisfatto, insomma ero fermo da tanto e l'infortunio non era così semplice. Per quello che riguarda Balotelli, io fortunatamente non ho mai vissuto una situazione del genere. E credo che ci abbiano pensato i suoi compagni ieri, e non lo so sinceramente cosa gli sia scattato nella testa. Io ho sempre detto che lui è un grandissimo talento, credo che non ce ne siano di talenti così giovani e così completi, e però ecco,
secondo me in questo modo rischia di non di perdersi perché è troppo forte, però rischia di fare una carriera al di sotto delle sue potenzialità. Lui è un giocatore che nel giro di poco deve conquistare l'Inter, cioè deve giocare titolare 40 partite su 40 e deve conquistare la nazionale. Rischia di perdersi in questo modo, secondo me, sbaglia, però credo che ci abbia dei compagni di squadra di grandissima personalità, di grandissimo carisma, credo che questo lo possa solamente aiutare. Fermo restando che queste quattro partite saranno importantissime, come ti immagini il futuro della Fiorentina? Ritieni che questo ciclo con cui sono stati raggiunti risultati importantissimi sia da considerarsi chiuso oppure no? Te lo chiedo a te che sei uno dei più anziani di questo gruppo. Per me no, anzi la società ha parlato chiaro, non ci sarà un ridimensionamento e poi secondo me il ciclo non è finito. Alla fine dei conti, se andiamo a guardare chi siamo rimasti da 5 anni a questa parte, siamo veramente in 4-5, quindi la Fiorentina si è continuamente rinnovata e continuerà a farlo, la società è stata chiara e continuerà a togliersi grandi soddisfazioni questo progetto. Volevo un tuo giudizio su quello che è successo a Mutu, è arrivata la sentenza l'altro giorno. Mi dispiace personalmente per lui, gli siamo tutti quanti vicino, lo siamo stati anche quando uscì la notizia, siamo tutti sicuri che è stato solamente un problema di mancata comunicazione, ci dispiace perché comunque Adrian è un valore aggiunto per questa squadra, è inutile nasconderlo e ci avrebbe fatto comodo. In questo momento però pensiamo tutti a stare vicino e basta. Ciao Alessandro, ciao. Che effetto ti fa la partita di stasera, la semifinale di Champions League tra due squadre che comunque voi avete battuto in questa manifestazione? Mi fa arrabbiare da un lato e dall'altro, però quello che ho detto prima, quest'anno secondo me abbiamo fatto vedere grandi cose. Abbiamo battuto squadre che sono lì, se la stanno giocando per andare in finale e forse se si va a guardare i meriti sul campo, forse un posto lì ce l'eravamo conquistati anche noi. Poi sono successe tante altre cose, è andata diversamente. A proposito del gruppo di giocatori storici della Fiorentina, magari il prossimo anno potreste essere un po' di meno, perché le voci di mercato parlano, insomma, mettono sul mercato tanti di questi, penso a Seba, penso a Donadella. Quello si vedrà a luglio quando partiremo, chi sarà rimasto. Mi auguro che rimangano tutti perché sono affezionato a tutti, però ecco, chiaramente la società farà le sue scelte e vedremo.